tutti ragazzi, altra partitozza Modern Combat 5 e continuiamo con la VOSC 4 perché ieri ci ho fatto un po' di partite e sono andato finalmente a potenziarla al massimo. Andiamo a vedere, sono riuscito a mettere l'ultimo tromboncino di volata, che è uno spegnifiamma, un soppressore antivampa che aumenta leggermente i danni, poi sono andato a impostare l'ultima impugnatura, che si tratta dell'impugnatura robusta, ideale per le condizioni più estreme. Poi il mirino lasciato sempre quello di che avevamo messo ieri. E il caricatore, sono riuscito a sbloccare il caricatore esteso. Allora, come potenziamenti sono arrivato all'MK5. Praticamente ho trovato dei pezzi e sono riuscito ad andare a sbloccare tutto. Poi grazie a... ho fatto varie ricariche e quindi sono riuscito a potenziarla fino al massimo. Adesso ce l'abbiamo potente al massimo e andiamo subito a farci una partitozza multigiocatore e andiamo a vederla subito in azione, che cosa è cambiato da ieri a oggi. Allora, devo dire che già ieri era già bella potente, cioè riuscivo a fare tante uccisioni e oltre al video che ho fatto ieri ho fatto altre partite, quindi ho constatato con altre squadre magari un po' più difficili che mi sono capitate in gioco e devo dire che non c'è niente male, è veramente potente quest'arma, è bella, si fa tante uccisioni facilmente, poi perché neanche che sono chissà cosa, io non è che sono bravissimo a giocare e mi risulta molto più facile rispetto ad altre armi, questo per il momento ragazzi, poi come sapete va anche un po' a periodi, ci vuole anche un po' di fortuna e adesso è potenziata al massimo, ci ho fatto qualche partita e devo dire che la condizione è cambiata notevolmente, come potete vedere. Ecco, adesso questo mi ha fregato perché ho voluto fare troppo lo sborone, però l'abbiamo ammazzato abbastanza facilmente. Ecco che mi hanno fregato subito l'arma. Usiamo l'elicottero di ricognizione, visto che adesso abbiamo, tra l'altro, vi ricordate che ieri sono andato a impostare la taglia a 100, questo mi ha fregato, sono andato a impostare la taglia a 100 andando ad aumentare la nostra classe grazie ai punti e adesso è ancora più facile, tra l'altro, riuscire a utilizzare tutte queste... chiaramente... Oh, questo qui mi sta fregando! Vediamo, colpo alla testa, ce l'abbiamo fatto! C'era l'altro dietro di lui che ci ha fregato subito. Comunque, andiamo avanti. Torniamo di nuovo in quella zona, perché ho visto che c'è un bel covo. Vediamo se questo qui riusciamo a farlo uscire fuori. Eccolo, 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 l'imboscato che cerca di ammazzarci. Questo qui ci ha fregato, è uscito tutto spavaldo con una FS80, bella arma tra l'altro, ce l'ho anch'io. Allora, elicottero di ricognizione, usiamone più che possiamo, visto che abbiamo la possibilità di usarne a volontà. Vediamo se sbuca qualcuno qui fuori. Eccolo, è sempre lui. Ma sto giro t'ho fregato, t'ho cambiato l'angolazione, ciccio. Eccolo qui, un altro. Eccolo là in fondo, ragazzi, vedete quello là in fondo? Vediamo, carichiamo l'arma, corriamo subito lì dietro. Vediamo di riuscire a boccheggiarlo qui dietro. Eccolo, si è abbassato, si è accucciato, ma siamo riusciti comunque a fregarlo. Ecco, dietro di noi ci stanno sparando. Comunque, siamo 14 a 10, a 3 minuti a termine della partita. Ce la stiamo combattendo alla fine. Abbiamo 5 punti di vantaggio in questo momento, ma il nostro nemico non è così debole come sembra. Quindi dobbiamo stare in allerta perché la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all'altro. Eccolo, 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 eccolo. Spaccato. Un altro qui dietro, sbuttiamone una mina, vediamo se riusciamo ad ammazzarlo. Ecco che grande, uno della mia squadra è riuscito ad ammazzarlo. Comunque praticamente con il caricatore esteso siamo passati, mi sembra, da 40 munizioni. Mi sembra che ieri fosse 40 munizioni quando avevamo il caricatore grande e adesso ne abbiamo 46, un pochettino di più. Fa la differenza alla fine, colpo alla testa. Piazziamo una torretta qua, visto che ne abbiamo da vendere di punti. Vediamo se c'è qualcuno. Elicottero di ricognizione, andiamo a utilizzarlo. No, mi ha fregato da dietro. Vediamo se riusciamo ad ammazzarlo. No, mi ha distrutto la torretta questo bastardone. Adesso lo andiamo a riprendere, vediamo se è ancora lui. Uccisione. Torniamo lì dietro, carichiamo subito l'arma. Carica abbastanza veloce, non è tra le più veloci, ma comunque non ci possiamo lamentare della velocità di caricamento che ha quest'arma.
Uccisione. 23 a 14, carichiamo l'arma mentre inseguiamo quest'altro nemico che c'era dietro di noi, che stavamo praticamente facendo il giro tondo insieme. Eccolo, eccolo, eccolo. Come ha fatto a spararmi da qui fuori non lo so, perché alla fine ero già oltre il muro. Questo qui continuava a sparare nonostante che io avessi già fatto il giro. Questo ancora non l'ho capito. Comunque, vediamo se è sempre lui che lo andiamo a boccheggiare. Vediamo. Eccoti! Dove cacchio è finito? Avete visto, ragazzi? È sparito. Eccoti qui dietro, ciccio. Elicottero di ricognizione. Andiamo a utilizzarlo, visto che ne abbiamo in abbondanza. A volte, con il cacciatore di taglie, uso il bombardiere. È comodo anche il bombardiere, nel senso che facciamo tantissime uccisioni. Ma se abbiamo un'arma, ad esempio, come questa, veloce ad uccidere, e oltre che veloce da uccidere e abbiamo la possibilità di correre abbastanza veloce, perché il nostro soldato abbiamo visto che è diventato più veloce con quest'arma, perché è più leggera come arma e chiaramente lui corre più veloce, conviene, secondo me, almeno col mio modo di giocare, utilizzare l'elicottero di ricognizione, così da aver sempre, guardando chiaramente continuamente la mappa, aver sempre sott'occhio i nostri nemici senza che loro sparino, quindi riusciamo a vederli praticamente quasi sempre e quindi andiamo a caccia per andare ad ammazzarli. Pronta l'assemblaggio, ma ce l'avevo già, non capisco perché ogni tanto escono ste robe. Pronta l'assemblaggio, ce l'ho già. Comunque va bene, abbiamo terminato anche questa partita. Allora facciamo una cosa, andiamo a farci, giusto per fare un'altra prova, e non siamo andati neanche a vedere quante uccisioni abbiamo fatto, ho saltato troppo presto la partita. Comunque andiamo a farci un'altra partitozza e volevo fare una partita a VIP. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa di buono in giro. Ok, siamo pronti, partitozza VIP, vediamo che mappa ci capita oggi, così giusto da andare a utilizzare un altro po' quest'arma che veramente sta diventando veramente molto bella. Caricamento, siamo pronti, si parte ragazzi, siamo abbastanza qui in questa partitozza, ce ne siamo in tanti, non siamo in pochi come nella scorsa partita. Vediamo di andare a trovare subito il VIP. In questo momento io non sono il VIP, quindi cerchiamo di viaggiare un po' nella mappa per andare a cercare il nostro nemico. Eccolo, eccolo uno qui dietro ragazzi. Eccone un altro ragazzi. Uccisione, uccisione. Due li abbiamo fatti secchi così. Abbiamo il VIP dietro di noi, carichiamo l'arma e proviamo a tornare in quella zona. E lo spatacchiamo. No, ho sbagliato a caricare l'arma in questo momento. Stava arrivando tutta la ciurma e mi ha fregato così. Proviamo a fare qualcosa qui dall'alto. Elicottero di ricognizione assolutamente da usare immediatamente. Cos'è che ci ha piazzato? Una torretta? No. Sto sparando per niente. Buttiamoci giù ragazzi. Andiamo alla riscossa. Piazziamo una torretta in questa posizione. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Quello dietro imboscato che sta cercando di ammazzarci. No, caricamento arma in corso in questo momento, proprio il momento più sbagliato che potevamo scegliere. Piazziamogli una mina ragazzi. Vediamo se la riesce a cuccare. È esplosa ma non è morto nessuno. Siamo il VIP in questo momento, siamo in mezzo proprio al bordello più assoluto. Dobbiamo stare attenti perché qui ci fanno secchi in due secondi. Esattamente, con il bombardiere. Abbiamo un cacciatore di taglie, evidentemente. Non ho visto così tante uccisioni da utilizzare il bombardiere. Uccisione, VIP eliminato. Siamo 22 a 41. Stiamo perdendo in questo momento. Vediamo se riusciamo a ribaltare la situazione. Andiamo a caccia subito del VIP che da queste parti, imboscato nelle zone alte. Vediamo se riusciamo a fare in tempo. Elicottero di ricognizione, comunque lo andiamo a utilizzare. Eccolo, no, finita la partita. Non sono riuscito a capire alla fine se siamo riusciti ad ammazzarlo o meno. Comunque 4 uccisioni, 3 morti, 13 punti, che è quello che conta.
8 polveri di diamante più altre 55 più un altro kit maestria grande. Ormai ne abbiamo in abbondanza di kit maestria, riusciamo a caricare parecchie armi man mano che andiamo a potenziarla. E niente ragazzi, volevo farvi vedere con l'ultimo potenziamento della Vosk 4 quanto sia migliorata e quanto sia facile fare delle uccisioni con facilità, come ho fatto io in questo momento, senza neanche tantissimo impegno. Almeno per me è buona come arma, mi trovo bene ed è facile da usare già da subito, veloce, caricamento abbastanza veloce, gittata niente male e potenza il giusto feeling. Niente ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto, al prossimo video, ciao a tutti.